Bentrovati, questo è il viaggio con Ieri e Oggi, lunedì 15 giugno. Siamo al 15 giugno del 1864. Viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana. Per la prima volta si riconosce il diritto al soccorso dei feriti di guerra, siano essi civili o militari. In questa stessa data si decide anche di distinguere i volontari con uno stemma, una croce rossa in campo bianco, che resterà il simbolo ufficiale, appunto, della Croce Rossa Internazionale. Una curiosità ci arriva dal 1939, oggi veniva brevettata la bomboletta spray. L'inventore è Julian Kahn, che mise in commercio la prima bomboletta usa e getta. Un contenitore in banda stagnata o in alluminio contenente liquido la cui espulsione avviene grazie a un gas liquefatto che ha lo scopo di diffondere il contenuto della bomboletta sotto forma di aerosol. E nasceva proprio oggi, nel 1920, a Trastevere, un grande artista, uno dei comici più apprezzati del cinema italiano, Alberto Sordi. Sordi da sempre ha rappresentato al cinema l'italiano medio nel bene e nel male. Di lui si ricorderà la sua straordinaria capacità di trasformare le fattezze del viso, la gestualità inconfondibile. Cullato da Repertello, perché insomma sono rimasto sempre nella mia famiglia. Nuove regole per guidare l'auto in Italia. Il 15 giugno del 1959 viene emanato il primo testo unico del codice della strada. Un complesso di norme, nella forma di codice, emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Ricordo anche che fu una giornata molto concitata. Chiudiamo con il 1982, oggi si dimette l'allora presidente della Repubblica Giovanni Leone, è stato il sesto presidente della Repubblica. Leone si dimette in anticipo di 6 mesi rispetto alla naturale scadenza del mandato in seguito alle campagne di stampa secondo cui sarebbe stato coinvolto nello scandalo Lockheed. Ed è tutto per Ieri e Oggi, lunedì 15 giugno.